adesso viene data in mano al sindaco la forbice e con un attimo di emozione taglia i nastri. Il pubblico può applaudire. La necessità di un campo sportivo è sempre stata la spina nel cuore della società. Sin dalla sua nascita, avvenuta in una calda serata del 16 settembre 1967, in quel tetro buco delle vecchie scuole elementari di Locara, 16 inconscienti pionieri, con la presenza del signor Antonio Castagnaro, che qui vediamo ancora presente, è precisamente Pietro Bolla, Franco Casaroli, Giancarlo Dall'Attezza, Franco Cervato, dottor Umberto Ferron, Frigotto Valentino, Adriano Billo, Giovanni Nicolato, Renzo Frigotto, Rino Albiero, Giuseppe Bogoni, Giuseppe Chiaretta, Sergio Olivieri, Giovanni Celadon, Cesare Zoni, Graziano Simioni e Silvano Billo formarono la società aderendo al Centro Sportivo Italiano. Erano muniti di tanta volontà, incoscienti del lavoro da svolgere, ma attorniati da tanto entusiasmo, da tanta comprensione, da tanto altruismo, che in breve riuscirono a fare miracoli. Allora non vi era né campo né spogliatoi, si doveva creare tutto dal nulla. Ricordiamo ancora quel periodo quando le vecchie scuole assomigliavano a una grande alveare, dove tutti lavoravano con passione, con rapidità e con perfezione e con costanza portavano il loro mattone per la costruzione degli impianti sportivi, indispensabile per iniziare. Ricordiamo anche le lacrime, furtive lacrime del nostro Don Antonio Martinello, quando si tagliavano le viti, quando si arava il campo, quando si abbattevano le mura dell'asilo, quando gli atleti andavano a lavarsi nel fossato, quando gli allenamenti serali si facevano al chiaro dei lampioni comunali, quando si sfornavano iniziative per far giocare tutti. Lo scopo, le finalità della nostra società è sempre stato quello di preparare, formare il giovane che si affacciava alla disciplina sportiva, non come fine a se stessa, ma per una formazione sociale e umana del ragazzo.